Questa opera, l'Ancona della Passione, viene dalla chiesa di Santa Maria e San Giorgio in Annone Brianza. Si tratta di un'opera commissionata intorno al 1570. Abbiamo ottenuto di portarla qui e di lavorare per il restauro di un'opera che era veramente in condizioni terribili. Il restauro ha potuto evidenziare che questa ancona in legno intagliato e dorato ha una sua storia che già in parte si conosceva, ma che il restauro ha evidenziato nella sua importanza. È un'opera che proviene da una bottega di Anversa, testimoniato dal rinvenimento di un marchio, di un certo marchio che ha consentito al restauratore un'identificazione. Il tema della committenza è importante perché lo ritroviamo espresso, dichiarato nelle ante, nella parte esterna delle ante. Noi possiamo vedere che è raffigurato da un lato San Giorgio il Drago, e questo è il riferimento all'intitolazione della chiesa, con il committente, la presenza del committente che ha voluto in qualche modo entrare, secondo un uso cinquecentesco, nell'opera da lui voluta. Il restauro dell'ancona di Annone Brianza, per quanto riguarda la parte scultorea, è stato eseguito per due motivi principali. Il primo è di natura conservativa e il secondo è di natura estetica. Quello di natura conservativa riguarda il distacco che si stava verificando di numerose parti della policromia e della doratura. Il lavoro necessario è stato quindi quello di fermare questo processo, andando a incollare in maniera molto minuziosa tutte quelle scaglie di preparazione, colore e doratura che si stavano staccando. Bisogna specificare che le sculture in legno in genere non vengono mai dipinte direttamente, nemmeno dorate direttamente sul legno. Sul legno viene stesa prima una preparazione a base di acqua, gesso e colla. Nell'aria c'è un alto tasso di umidità, quindi c'è molta acqua oppure ce n'è troppo poca, questo strato preparatorio va in sofferenza e tende a staccarsi dal legno. Staccandosi dal legno rischia di cadere, cosa che era successa nell'ambito della parte scultorea dell'ancona. L'altro aspetto è quello estetico. L'ancona è stata restaurata prima del nostro intervento nel 1972 e quindi l'intervento era stato fatto 30 anni prima. Le vernici utilizzate erano diventate scure, si era creato un deposito di polveri molto spesso e poi dal 72 arrivare al 2004 più volte, proprio per ovviare al distacco del colore della doratura, erano stati fatti dei ritocchi che andavano un po' a coprire la policromia originale, la doratura originale. Quindi da questo punto di vista è stato fatto un lavoro di pulitura. Pulitura prima dello strato di polvere superficiale, poi con la rimozione dei ritocchi, delle vernici, per arrivare a recuperare la policromia originale e la doratura originale che erano in ottimo stato di conservazione. Allora, il restauro di cui ci siamo occupati noi come laboratorio è inerente alle due ante e alle tre formelle che compongono la predella. Il nostro è stato un intervento relativamente semplice perché riguardava dei sollevamenti del film pittorico e alla pulitura. La rimozione delle ripinture delle vernici è stata eseguita con un resin soap che ha dato l'opportunità di lavorare a strati, cioè rimuovendo vernici in tre fasi. E rimuovendo questa vernice, che non era una vernice antica, era una vernice ripassata
30 anni fa, ed è però una vernice mastice che ha un ingiallimento molto rapido, anche per il tipo di solvente in cui veniva sciolta in quel periodo.